Riccardo, ci devi spiegare, visto che tu non hai mai peli sulla lingua e dici sempre quello che pensi, perché su queste parate di Plizzari, queste palle che vagano in area di rigore, siete sempre un po' leggeri e due gol sono stati un po' fotocopia. Sì, il campo lo sapevamo, era piccolo, quindi eravamo preparati a queste mischie dentro l'area. Secondo me siamo stati anche attenti sulle palle native, i due gol sono arrivati più che altro su scarichi, poi dobbiamo essere più attenti anche con le seconde linee, cioè nel senso con la linea di centrocampo e di attacco a dare una mano su questi scarichi che sono sempre fastidiosi, soprattutto su un campo così veloce e piccolo. Come la giudichi la prova tua e di Van Messick, nel senso che sull'uno contro uno, sull'uomo, su tutte le letture siete secondo me stati bravi, però poi la difesa, e la difesa la comandi tu, ha preso due gol fotocopie. Sì, dobbiamo stare più attenti. È chiaro che forse secondo me abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista a campo aperto, sull'uno contro uno abbiamo fatto quello che ci chiede il mister, però ovviamente dobbiamo stare più attenti dentro l'area e io ovviamente sono quello che comanda la difesa, quindi sicuramente mi prendo parte dei demeriti, però insomma dobbiamo stare attenti tutti. Se ti avessero detto un pareggio avresti firmato ieri? Guarda, sapevamo che era molto difficile, ovviamente non ci avrei firmato perché so che potenzialità abbiamo, però visto come è andata secondo me il pari è il risultato più giusto. E visto anche come è andata sugli altri campi dove le squadre in teoria meglio piazzate hanno fatto tanto fatica su tutte le Entella che ha perso a Gubbio, soprattutto il Foggia che ne ha presi 4 a Cerignola. Sì, quando stai fermo tanto tempo sai che soprattutto al primo tempo avevamo detto anche prima di stare molto più attenti e concentrati, di giocare facile perché... Quando è il ritmo partita è diverso, quando sei fermo da tanto, per quanto ti puoi allenare e quanto puoi fare delle amichevoli, sicuramente non hai il ritmo che ha una squadra che ha fatto due partite playoff. Una domanda da studio per Riccardo Brosco, giro io Massimo. Sì, Fabio. No, la curiosità più che altro è come mai avete trovato queste difficoltà comunque nei primi 7, 8, 10 minuti dove abbiamo rischiato tanto, non eravate secondo me ancora pronti e preparati psicologicamente per questo tipo di partita, il fatto che vi hanno aggredito molto alti, abbiamo rischiato un po' troppo secondo me i primi 10 minuti. Primi 10 minuti, dice Fabio Ferraresi, avete sofferto molto, un po' il ritmo gara che mancava, o non eravate preparati a questo tipo di partita? Sì, come ho detto prima, i primi 10 minuti sapevamo che loro partivano forte e avevano il ritmo partita più di noi. Abbiamo fatto male nel senso che potevamo pareggiare più l'intensità, però era fisiologico che loro in casa su questo campo così partissero forti e fossero anche un pochino più abituati. Chiaramente c'è anche del demerito nostro, però poi siamo riusciti man mano durante la partita a alzare i giri e penso si sia visto. Invece ti chiedo una cosa non dal punto di vista difensivo ma dal punto di vista proprio del Pescara di Zeman. Forse l'unica vera giocata del Pescara di Zeman si è vista in occasione del gol del 2-2. Lescano che sale, apre per Merola, Merola che attacca l'area di rigore, scarica su delle Monache secondo palo. Sì, abbiamo provato secondo me al primo tempo anche a fare le combinazioni che c'è del mister, però forse da casa non ci si rende conto, ma il campo veramente era molto stretto, quindi ovviamente meno spazi ci stanno e più difficile per le catene a tre fare le giocate. Magari dovevamo essere più veloci a girare campo e trovare spazio magari dall'altra parte, su questo sicuramente possiamo migliorare. Io do ragione perfettamente Massimo a Riccardo Brosco, perché guarda Riccardo, si vede proprio la gobba che fa il campo, insomma. Playoff per la B probabilmente meriterebbero altri impianti di gioco, non spetta a te dirlo, però tu non hai mai peli sulla lingua. No, sicuramente ci sono campi migliori, ecco, però questa è la Serie C, lo sappiamo, ci dobbiamo abituare e dobbiamo presentarci in casa per vincere subito la partita e dare un segnale forte per i playoff. Ecco, ti chiedo proprio per chiudere Riccardo, che partita deve essere lunedì all'Adriatico? Non devono neanche venire, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo spingere da subito con il supporto dei tifosi. E niente, dobbiamo vincere la partita e basta, dobbiamo entrare con questa mentalità, perché se entriamo con un'altra mentalità, ma il mister sicuramente non ce l'avrebbe permesso, quindi dobbiamo entrare in casa per vincere e basta.